L'anno scorso sono emigrati dal nostro paese 100.000 italiani in cerca di fortuna all'estero. Hanno paura nelle loro case perché il governo non inasprisce le pene per i delinquenti, ma svuota le carceri e penalizza chi osa difendersi. Hanno paura per i mutui sulla casa che fanno fatica a pagare e di un governo che ne rende più facile il pignoramento da parte delle banche affinché possano far cassa. Hanno paura di non riuscire ad arrivare ad ottenere una pensione dignitosa per l'infame legge Fornero votata nel 2012 da quel Partito Democratico di cui lei, signor Presidente, glielo ricordo, è il segretario nazionale. Hanno paura che vogliate mettere le mani sulle pensioni di reversibilità. Hanno paura di essere derubati dei risparmi di una vita che possono sparire dalla sera alla mattina con un decreto del vostro governo. Questo è il paese reale in cui stiamo vivendo, non quello delle chiacchiere del parolaio che lo sta guidando. Un parolaio che non è stato nemmeno eletto dai cittadini e che continua a vendere un ormai insopportabile, stucchevole ottimismo assolutamente ingiustificato e illusorio. Abbiamo ascoltato per l'ennesima volta il lungo elenco di tutti i suoi successi in Italia, in Europa e nel mondo. Lo abbiamo fatto con la solita pazienza, quella pazienza che gli italiani ormai hanno perso da molto tempo. Signor Presidente, ci permetta un ultimo consiglio disinteressato. Torni con i piedi per terra, se le è possibile, e cominci a mettersi in discussione. Tutti noi dovremo farlo, perché fuori da questo palazzo c'è molta sofferenza e noi qui dentro rischiamo di dimenticarcelo. O peggio, come nel suo caso, di non volerla vedere e di far finta di niente.